Scrivo per Yediot Ahronot, principale quotidiano israeliano, d'intesa con i palestinesi. Sono una corrispondente di guerra. Cioè, questa è la definizione, che è una definizione che non amo, perché in realtà le guerre non sono solo quelle, diciamo, con i missili e i carri armati. E infatti io ho studiato diritto internazionale e quindi vivevo in Medio Oriente come specialista di diritto internazionale. E poi niente, poi è arrivata la primavera araba, e la primavera araba è molto più che la storia del mondo arabo, e la storia della mia generazione è una generazione che non ha spazio. Poi, se sei egiziano, se sei tunisino, se sei italiano, greco, francese o un nero statunitense, cambiano alcune cose, ma non la storia di fondo, che è una storia di esclusione. E quindi volevo esserci, volevo stare in prima fila. Poi diciamo che la primavera araba a un certo punto è diventata una guerra, ed è così che sono diventata una corrispondente di guerra. Però per quanto nelle mie storie in genere, insomma, prima o poi qualcosa esplode e qualcuno muore, e per quanto mi riguarda sto ancora raccontando una rivoluzione. Non è affatto tutto a portata di un click, e significa avere questa consapevolezza, tanto per cominciare. Il fronte è un fronte, per esempio, no, il fronte di guerra, il campo di battaglia, no? Ma non hai elettricità, non hai internet, e se hai elettricità, se hai internet, non stai certo a pensare a twittare, no? Lì dove le cose veramente accadono, non c'è luce, non hai riflettori, per cui cercare informazioni è complicato quanto prima. Significa soprattutto diffidare dall'informazione gratuita, nel senso che l'informazione costa, e quindi quando un lettore mi dice: "Ma ho letto questa cosa sul blog", continuate a leggere il Guardian. Assolutamente sì, perché internet ha cambiato il giornalismo quanto a un certo punto la tipografia rispetto agli amanuensi. E il problema non è internet, che certamente ha cambiato il giornalismo, però internet è uno dei tanti, no, cambiamenti tecnologici, magari più importante di altri. Quello che ha veramente cambiato il giornalismo, dovessi pesare, no, è il precariato. Per cui non è tanto internet, no? Che ti offre strumenti nuovi, diversi, con i loro limiti, le loro potenzialità, è il precariato, perché se paghi i giornalisti, no? 5 euro l'ora, non paghi i giornalisti affatto, semplicemente non hai informazione, per cui la legalità, certamente, per avere un giornalismo di qualità, la premessa è avere giornalisti di qualità, e questo a prescindere da internet. Giornalisti di qualità sono giornalisti che hanno garanzie e tutele, e quindi senza legalità, nel senso, non hai giornalismo. Io leggo moltissimo, dico sempre che dietro ogni mia pagina scritta non è un'iperbole, hai 10.000 pagine lette, però agli studenti, in particolare agli studenti di giornalismo italiani, consiglierei: aprite la finestra, iniziate a viaggiare, più che un libro, compratevi un paio di scarpe, perché poi gli italiani tendono, no, ad essere giornalisti in redazione, quindi invece che un libro, invece che un film, gli consiglierei il mondo. La premessa perché sono le regole condivise. Ora, io sono appunto studiato diritto, e quindi le regole non sono neutre, le leggi non sono neutre, sono espressione di rapporti di potere in un dato momento storico. Detto questo, si rispettano e si cambiano con una battaglia dall'interno. Si rispettano, punto. La battaglia si fa così perché vivo in paesi in cui non esistono regole, dall'Afghanistan, l'Iraq, da cui torno ora, appunto l'Afghanistan in cui vivo adesso, la Siria, che è stata la guerra, no, che più mi ha segnato. Sto tra israeliani e palestinesi, però
per definizione non c'è regola, no? E quindi assolutamente, cioè se non hai regole condivise, non so di cosa stiamo parlando.